torniamo in studio e intanto presento il nostro di ospite, Rosario Trefiletti, presidente del Centro Consumatori. Buongiorno, buongiorno Rosario. Allora, non lo so, che effetto ti fa? Io sono quasi imbarazzato, devo dirlo, come mi capita spesso ultimamente su alcuni temi, sono quasi imbarazzato a chiederlo, perché che effetto fa? Credo faccia l'effetto che fa a tutti, no? Certo. Almeno nella morte. Certo, ci sono, ovviamente ci sono condizionamenti dovuti al lutto, alla perdita, e poi ci sono anche le questioni di carattere economico. Innanzitutto una considerazione, ma insomma, di fronte a questo problema, guardate, non è solo di quest'anno perché c'è il Covid o che altro. Certo c'è un aggravamento, con 80.000 morti che abbiamo avuto c'è un aggravamento, però questo è un problema che si trascina da molto tempo. E allora una prima considerazione: l'unica cosa certa nel fare investimenti e fare una pianificazione, beh, abbiamo l'elemento morte. Che santa pazienza, tutti sanno, anche i ragazzini che vanno alla media, che è un elemento certo. Allora si programma in altri settori e qui invece non si programma, perché ci sono due problemi. Da un lato l'inumazione nel terreno, non ci sono più spazi per quanto riguarda le città metropolitane. E poi i forni crematori, Allora si sappia, i crematori sono circa 85 nel nostro paese, neanche uno per provincia, e siccome è in aumento la volontà di cremare i morti, e anche qui c'è un'ulteriore diseguaglianza. Al nord c'è il 60-70% dei forni crematori, al sud, anche per le tradizioni, al sud il funerale, la dipartita, è un'altra logica, diversa, una tradizione morte, certo, diversa e via dicendo. Però c'è una carenza fortissima di terreno da un lato e dall'altro lato i forni crematori. Ora, francamente, ma insomma questo dà anche il segno della nostra pubblica amministrazione. Chiudo dicendo, guardate che c'è anche un problema, io lo voglio denunciare perché è stato denunciato da chi ha avuto e ha anche responsabilità in questo settore. C'è un problema anche di lotta interna tra l'inumazione e i forni crematori. Ci sono anche delle lobby pesanti che fanno di tutto per bloccare le normative di costruzione di nuovi fonti. Allora, le citava Rosario, vale la pena dargli un'occhiata, chiamo la grafica numero uno per capire quelle che sono le cifre purtroppo dei decessi quest'anno, eccole qua. I morti da inizio pandemia aggiornati a ieri sera sono 85.461, ma il dato impressionante è questo: dal 1 settembre al 24 gennaio, negli ultimi mesi, sono quasi 50.000, quindi una cifra abbastanza inquietante. C'è forse proprio un problema, credo, al di là dei tempi, di dignità della sepoltura, che è quello che ci differenzia da tempi inumani e che in questo momento mi pare stia avendo meno. Assolutamente, ma poi io veramente sono indignato del fatto che c'è la trasmissione del dolore fino a compimento di determinate operazioni, che possono essere appunto l'inumazione o la cremazione. Questo è il punto. Io stavolta metto più l'accento sulla questione del dolore protratto nel tempo, che è francamente insopportabile. Un danno, se di danno vogliamo parlare, è quantificabile. È un danno in tutti i sensi, tutti i sensi. Allora, noi si sta provando a correre ai ripari, diciamo. Sì, ma possiamo dire un po' in ritardo, però. Un filo. Oltre al dolore e al problema del prolungato lutto, c'è anche quello dei costi, che non sono poca cosa. Perché vorrei vedere insieme a voi questa grafica. I costi variano da comune a comune e raggiungono anche cifre esorbitanti. Guarda, a Torino una cremazione costa 629 euro, Roma 767, Palermo 468, e diciamo che poi in proporzione diminuiscono anche per la tumulazione in loculo, 293 a Torino fino ai 136 di Roma. Ecco, diciamo che se poi viene approvata, Rosario ti fermo un attimo, viene approvata la tassa dei 20 euro al giorno, andiamo a oltre 1000 euro per una cremazione. Sì, allora c'è una domanda che fanno da casa, al di là dei costi. Molto spesso le persone si ritrovano con delle fatture non proprio regolari anche su tutto questo, perché ovviamente c'è chi ci lucra. Sì. Anche in questa situazione sul dolore delle persone, come fanno a riconoscere che si tratta di un prezzo onesto e di una fattura onesta? Allora, si sa, le hai dette Lidia, sono quelle le cifre, la media è attorno a 700 euro a cremazione.
Da qui ne nasce subito una considerazione. È un investimento importante. Dagli studi che ci sono, la cremazione rispetto ai costi ha un rendiconto per chi investe importante, ci guadagna tanto. E allora qui mi collego a quello che dicevo prima, attenti, certe delibere di investimento per i forni crematori sono osteggiati dall'altra parte, che è il prezzo di inumazione, il guadagno dell'inumazione e via dicendo. Questo è un punto fondamentale. E naturalmente questa questione qui dei costi è comunque una cosa importante, perché 700 euro, ora come si verifica? Si verifica anche da questo dato che stiamo dando oggi, i comuni sono più o meno su quella cifra tutti. Se trovate delle cifre decisamente superiori, beh, insomma, denunciate la questione, denunciatela al comune, denunciate all'associazione dei consumatori, denunciate questa cosa. Queste sono le cifre ed è un intorno in cui bisogna stare all'interno e attenti. Quindi, avendovi dato queste cifre, fate attenzione. Allora...